aspetta, ma mi hai inviato un regalo su Fortnite? Sì, perché mi volevo far perdonare. Dai, 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 aprilo, aprilo, ti prego. Ah, va bene, lo apro. Ciao a tutti ragazzi, io non sono Matti, in realtà sono Ninna. Però oggi sono qui perché io e Matti abbiamo litigato e mi voglio far perdonare. In realtà dovete sapere che era colpa mia se abbiamo litigato. Per questo gli voglio fare un regalo, se no lui lo avrebbe dovuto fare a me. Io non vorrei un regalo di Fortnite, in realtà vorrei un corretto canutella. Comunque ora stiamo parlando di lui, non di me. Come dicevo, devo fargli un regalo per farmi perdonare. Quindi ho deciso che cosa potrei fare. Non un massaggio ai piedi, perché i piedi sono puzzolenti. Non un corretto canutella, perché se no le mangia troppi. E allora gli farò il regalo dei regali: una skin di Fortnite. Chiama così, skin? Sì, vabbè, secondo me sì. Ovviamente vado nel negozio oggetti che io conosco benissimo e che è il mio preferito. Insomma, ci vado sempre, è come un negozio normale per me. O forse no, vabbè. E vado a vedere che cosa c'è. In realtà prima ho già fatto un giro per questo negozio oggetti e ho trovato questa anatrella che è molto carina. Gliela potrei regalare, non trovate che sia bellissima? E dato che questa anatrella, come vedete, ha un sacco di colori, gli proporrò anche una challenge per farlo divertire ancora di più. Ovviamente per farmi perdonare userò anche il codice Mattiz. Fatelo anche voi se ancora non lo usate, tanto lo sapete che è il migliore. E ora vado a regalargli questa skin. Io non so nemmeno come si fa in realtà, quindi faccio come si... Ah, compra come regalo? Beh, c'era scritto, era molto facile. Lo mando a Matti e... Aspetta, io non volevo questi regali così brutti. Vabbè, io lo mando blu, anzi giallo. Sì, giallo. E via! Bene, e il primo regalo è stato fatto, però non sono felice di questo regalo. Devo fare anche qualcos'altro, qualcosa di divertente. Sapete che io sono anche un po' burlona. E quindi vorrei regalargli questo pterodattilo deltaplano. Guardate che brutto. È molto brutto. Anzi. Forse gli regalerò questo morso. Che cos'è? Un piccone. Un piccone morso, sì. Compra come regalo e lo mandiamo sempre a Matti. No, aspettate. O possiede già questo regalo oppure non è idoneo. Uffa. Allora gli dovrò regalare il deltaplano pterodattilo. Continua. Uffa, anche la cacca. Che bello. E via. Fatto. Ora è tempo di chiamare Matti per farlo venire e fargli scoprire questi bellissimi regali. Matti? Che c'è? Sei ancora arrabbiato? Sì. Ma non è che puoi venire nella tua postazione perché ti ho fatto un regalo. No, non voglio. Un regalo gigante. In che senso? Matti, devi venire subito qua perché sennò questo regalo svanirà nel nulla e nessuno lo avrà. Ma è un regalo gigantesco. Ah, va bene, arrivo, ciao. Ciao. Che c'è, Ninna? Che cosa vuoi ora? E finalmente sei arrivato, ti ho inviato un regalo, lo devi aprire. I regali non si rifiutano, ricordatelo. Aspetta, ma mi hai inviato un regalo su Fortnite? Sì, perché mi volevo far perdonare. Sappi che non ti perdonerò comunque. Dai, 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 aprilo, aprilo, ti prego. Ah, va bene, lo apro. Eccolo qua. Hai ricevuto un dono da Cinnavale. Wow, che emozione. Vediamo che ci sarà dentro. Un altro. Ma mi hai fatto più di un regalo. Due regali, sì, uno è più carino e uno è più bruttino. Ok, va bene, allora clicco il tasto apri e... Pterodattilo. Sì, quello è quello un po' più brutto. Che dire, Ninna? Però è simpatico. Sembra una presa in giro questa. Mamma mia, quanto sei scorbutico oggi. Vabbè, andiamo a vedere l'altro. Magari ti sei rifatta. Ma non si vede niente. Come no? Ma no. No, come? Credo che questo sia un problema del mio gioco. In realtà non un problema tuo. Aspetta, la vado a vedere nell'armadietto. Voglio proprio vedere che skin è Anatrella. Sì, Anatrella molto bella si chiama. Eccola qui, Anatrella. Carina. Molto bella. Molto carina. Aspetta, ma ha anche degli stili diversi? Esatto, perché ti proporrò una sfida, mio caro Matti. Wow, la versione azzurra è bellissima. No. Comunque volevo dire che ti ringrazio del regalo, ma non so se lo accetterò. Ti ho detto che ti avrei proposto una sfida, no? Esatto. Scusami un attimo, sono impegnata a vedere. Vabbè, la colorazione verde, bellissima. Ok, va bene. Allora io ti dirò il colore blu. Ma ora non ti dirò
dirò cosa significa, te lo dirò in partita. Ehi, ma che cosa stai architettando? Ma te lo dico. Ma almeno hai utilizzato il codice Mattiz, vero? Ovvio. Ok, allora buttiamoci in partita. Ninna? Sì? Credo sia arrivato il momento di spiegarmi che cosa devo fare. Mi sono buttata per sbaglio. Oh no, ti raggiungo io. In questa partita dovrai usare solo le armi del colore blu, come la tua skin. Davvero? Mm-hmm. Ma tu seriamente mi stai proponendo una cosa del genere? Ninna, ti voglio ricordare che siamo solo io e te, e tra parentesi solo io, contro tutti i nemici. Ma io sono diventata brava. Ok, lo scopriremo, quindi io devo prendere solo le armi blu, eh? Esatto. Va bene, accetto la sfida, ora ti faccio vedere io, sono un campione. Voi mi raccomando lasciate un bel mi piace se credete in me. Matti? Sì, Ninna? Potrei aver trovato qualcosa di blu. Oh, davvero? Una mitraglietta. Oh, la vengo a prendere subito. Grazie, Ninna. Considera che io ho cercato di tutto, ma guarda cosa ho trovato. Allora, ho trovato questo, ho trovato questa, poi ho trovato questo, poi ho trovato ancora questa. Insomma, sì? Ho trovato tutte le cose inutili. Ho preso tutto io ormai. Allora, c'è una chest. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, un'altra cosa blu! Ma che fortuna! Non è che mi puoi dare quella più scarsa? No, Ninna, mi dispiace, sono entrambe fortissime. Questo è un lanciagranate di uova di Pasqua. Però se vuoi ti posso dare questo, ti sarà utile, fidati. Ok, grazie. Ehi, ma vuoi vedere come funziona il lanciagranate di Pasqua? Sì, sì, fammelo vedere, aspetta. Guarda, ok. Preparati bene, sì. 3, 2, 1. Uovo di Pasqua! Spara, bella fama! Non pensavo che usciste un uovo. Eh sì, è proprio un uovo vero e proprio. Oh, quante volte ho detto proprio. Vabbè, c'è un'altra chest qui. Allora, se trovo un'altra arma blu, Ninna, questo è il tuo giorno sfortunato, perché me la terrò io. Aspetta, ma chi è questo? È una cassa con le gambe. Perché? Ok, va bene, dai, questa volta te la puoi prendere tu, prenditi anche i colpi. Ehi, Ninna. Sì? Però ti volevo chiedere una cosa. Cosa? Se troviamo un'arma leggendaria, chi se la prende? Ovviamente io. Come ovviamente tu? Beh, non puoi barare, Matti. Vabbè, allora vado a farmi un tuffo in acqua, tanto la paperella blu, alle papere piace l'acqua, no? Sì, puoi farlo quello. Beh, effettivamente tu hai un po' il cervello di una papera. Ehi, ma come ti permetti? Sarò l'unico a sopravvivere in questa partita, quindi rimangiatelo subito, se no non ti salvo nemmeno. Niente. Oh, vabbè, ma che fortuna! Che hai trovato? Un'altra arma blu! Non ti credo. Sì, guarda! Ok. Proprio questa qui! È troppo fortunato questo Matti! Scusa, ma questo è bello o brutto? Beh, una via di mezzo. Comunque ti vorrei dire una cosa. Sì? Dovremmo andare in safe. Sì, effettivamente, sì. Aspetta, ma tu non sei una papera, non puoi volare? Aspetta che ci provo, aspetta. Aspetta, forse devo prendere un po' di altezza. Ecco, devo andare qui, guarda. 3, 2, 1. No, non sono capace. No. Comunque, Ninna, ti ringrazio per questa challenge e soprattutto per i regali che mi hai fatto. Non lo so, non sono più arrabbiato con te, forse. Ah, quindi mi hai perdonata? No. Ma hai detto che non sei più arrabbiato. Ora invece sono di nuovo arrabbiato, ecco. Matti? Sì? Forse sarebbe il caso di abbandonare il camion. Per quale motivo, scusa? Perché sta finendo la benzina ed è lentissimo. Oh, non ci posso credere. Allora sfruttiamo questa discesa e poi scendiamo. Dai, okay. Dai, veloce, Ninna, vai veloce. Stiamo molto attenti perché sto sentendo dei nemici e non vorrei perdere tutte queste meravigliose armi blu, Matti, se ci sono dei nemici tocca a te proteggermi, perché io sono una femmina. Aspetta, come tocca a me? Sì. Oh, ma io ho paura. Poverino, un piccolo anatroccolo. Oh. Che c'è? Stai colpendo quel piccone, per quale motivo? No, c'è... Porca miseriaccia, ecco per quale motivo. Vieni qui, Ninna. Dove stai? Sei? Attenta. Stai attenta, sta sparando i dinosauri, sta colpendo i dinosauri, tranquillo. Ma c'è anche qualcuno dietro. Sì, esatto. Aspetta, c'ho le uova di Pasqua, Ma dove sei? Le lancio. Eccolo, uovo di Pasqua. No, mi sa che non l'ho colpito. Ninna, il nemico è stato fatto fuori dal velociraptor. Meno male, io non l'avevo nemmeno visto quel velociraptor. Allora, siamo ancora in gioco, ok? Sì. Solo che adesso, beh, dobbiamo andare in safe un'altra volta. Sì, ok, andiamo, dai. Ok, va bene, stai attenta, ti ricordo che c'era un nemico davanti a noi prima. Sì. Ecco appunto, chi è che spara?
È il nemico. Eh sì, hai ragione. Lancio le granate. Ok, ora esplode tutto. Ok, l'ho colpito. Dai, coraggio. Dobbiamo essere coraggiosi, Ninna. Sei bravissima. Senti, no, sai. Oh no. Dov'è? Oh, sta arrivando da me, Ninna. Io che devo fare? Non lo so. Non ci sto capendo niente. Avete costruito una città. È dietro di te. No. Ti verrò a salvare io, Ninna. Sto arrivando. Ninna? Voglio prendere la tua carta, ho deciso. Matti, ma sei matto? E poi sei anche nella tempesta. Non la trovo, ma dove sei morta? Non me lo ricordo, sinceramente. Comunque ero in basso. Ah, ma no, eri qui. Ma non ci posso credere, Ninna. Eccola. Ok, vado. Corri! Ti prometto che ti salvo. Corri! Io sono l'anatroccolo, l'ho prescelto. Qua, qua, qua. Ecco, sii forte come un anatroccolo. Anche se non penso sia forte l'anatroccolo. Non credo neanch'io. Vabbè, io sono un'eccezione però. E sto anche per morire, no! No, ma ti devi resistere. No, non so se uscirò in tempo, Ninna. Non ce la faccio. Però ho dei medikit. Posso ancora salvarmi in realtà. Eccomi! Attento che ci sono dei nemici. Sì, lo so, e devo di nuovo andare in safe. Ma basta, devo ricominciare a correre ora. Oh, c'è gente che spara però qui. No. Oh no. Ninna. Matti. Ecco, diciamo che... Vabbè, comunque io sono fiera di te. Beh, ma ti devo confessarti una cosa. Io in realtà prima ti ho detto che ero migliorata, no? Ma in realtà non è vero. Ma come no? No! Io invece sì! Oh no, altri! No, sei di vita, Matti. Come farai? L'anatroccolo si chiude qui dentro. Beh, io sono con te, Matti. Se trovi un'arma più forte, puoi prenderla. Davvero? Sì. Ok, Matti, possiamo farcela. Sì, è vero, devo farcela. Speriamo. Solo che il furgone è fuori dalla tempesta, Ninna. Siete gli ultimi tre. Siete gli ultimi tre, ce la puoi fare, Matti. Spacco qui. Lo faccio vedere. E lo faccio fuori. Perfetto. Guarda questo, mi fermo. Oh no, l'ho visto. Devo mantenere la calma, Ninna. Matti, tu sei un anatroccolo coraggioso, ricordatelo. Ninna. Eh? È il momento di sfruttare la potenza del mio... No, forse no. E tu? Uovo di Pasqua. Ora! Ok, vai uovo, vola uovo! Oh no, non è arrivato. Vola uovo! Oh no, sta tornando indietro! Matti! Ai! Ma sei stato un anatroccolo qua! Lo so. Sta arrivando. Ah no, è ancora lì. Non so come arrivare lì sopra, Ninna. Peccato che non hai le ali. Io ci sto provando, ma le uova non rompono nulla. Senti, Ninna, sì? Ho capito cosa devo fare. Cosa? Devo tornare giù. E poi? E poi andare in safe. Fidati di me, funzionerà. Ok. Eccolo qui che arriva, Ninna, te l'avevo detto. Oh no, sta facendo esplodere il camion. Matti, io credo in te. Oh no, sta prendendo fuoco tutto. Ottima strategia, ma non sai con chi hai a che fare. Ora basta, mi hai stancato. Ma dov'è? Guarda, Ninna. È il momento dell'uovo. L'uovo pasqualizio. Vai, uovo! L'uovo l'ha colpito! Sì, dai, Matti, ce la puoi fare! Devo andare, basta! Sì! Bravo, Matti, vedi, ti ho portato fortuna con il mio regalo, ecco. Ho vinto da solo! Bravo! Io credevo in te, sei stato un anatroccolo forte! Il tuo regalo è stato a dir poco incredibile, Ninna, grazie mille! Ma solo perché ho usato il codice Matiz. Esatto, noi ci vediamo alla prossima, intanto torna a giocare col mio anatroccolo, ciao! Ciao!